mancavate da qualche anno. Cosa è successo a Itazenda in questi anni? Ma è successo quello che spesso succede nella vita, no? Gli alti e bassi, le onde, che fra l'altro è ancora più divertente. Poi c'è stata l'uscita del gruppo di Andrea, poi c'è stata purtroppo la scomparsa, ma noi siamo un po' usciti, come hai detto tu, dai canali nazionali, dalle televisioni, ma no, non abbiamo mai smesso né di lavorare, di fare dischi, né tantomeno di suonare in giro. Ma io ti ho fatto questa domanda proprio perché è interessante sapere che quando un artista non è più diciamo sotto la gogna mediatica, però continua il proprio lavoro, no? Succede a voi, ma è successo a tanti altri che magari per molti anni hanno evitato la televisione, però comunque hanno continuato a mandare in giro la vostra musica. Voi siete storicamente famosi per le collaborazioni, quella con Pierangelo Bertoli, Spunta la Luna dal Monte, nel 2007, dopo insieme a Eros Ramazzotti. Questo intreccio di culture musicali vi esalta? Ah, è divertente perché adesso l'ultimo con Eros, che è un genere di musica apparentemente diverso dal nostro, invece lavorando insieme è venuta fuori un'opera, direi, che oltre che ben riuscita ci siamo divertiti a farlo e piace alla gente, che la cosa più importante. Anche perché diciamo che rispetto alla collaborazione con Bertoli, che è avvenuta parecchi anni fa, oggi diciamo che voi vi siete posizionati in maniera abbastanza diversa, ormai siete tra gli artisti di fascia alta in Italia, quindi avete potuto colloquiare anche a livello di idee in maniera differente con Eros. Sì, sono passati del pezzo dal 1991 16 anni, quindi certo. Siamo cresciuti, speriamo. Certo. Non solo con gli anni, ma anche un po' di maturità, sì, l'esperienza, quindi di credibilità. Senti, ma comunque poi l'esperienza con Bertoli è stata, credo, indimenticabile, perché avete incontrato uno dei padri del cantautorato italiano. Sì, queste amicizie sono state artisticamente molto importanti e formative per noi. È stato abbastanza semplice in quel periodo fondere la nostra fase etnica con la canzone d'autore, poi anche con De André c'era un'amicizia che è sfociata in alcune collaborazioni meno eclatanti, ma per noi altrettanto importanti. Senti, noi siamo una radio che gravita nelle regioni del sud Italia, quindi abbiamo molto spesso a che fare con la musica etnica e molti vostri colleghi ci dicono: chissà se un giorno riusciremo a fare quello che hanno fatto Itazenda, cioè cantare in vernacolo, in lingua originale su palcoscenici nazionali. E spesso, anche se la gente non ci capisce, apprezza la musica, e come è successo nel vostro caso, il grande successo che avete avuto ha fatto sì che l'Italia conosca una fetta di Sardegna che magari era sconosciuta. Sì, questa è una grandissima soddisfazione. Certo. E noi auguriamo a tutti i colleghi che vorrebbero percorrere la strada che noi abbiamo già percorso di riuscire a realizzare i loro sogni. Bisogna crederci, non devono mollare mai. La forza di una canzone è sempre nella musica. Succede che a volte, anche quando il testo non si capisce, può funzionare ugualmente.